introduciamo, iniziamo un nuovo panel raccontando quattro storie di che le abbiamo chiamate, le avete chiamate, non mi voglio prendere meriti, sogni di impresa, quindi diciamo startup o quantomeno idee di impresa, dove c'è l'idea non c'è ancora l'impresa, diciamo, costituita. Che al di là, esatto, di una costituzione formale di una società, di un'impresa, di una partita IVA, di qualsiasi altra formalismo, sono storie che hanno un racconto di qualcosa di concreto, di un'idea presumibilmente vincente, perché sono tutte cose molto intriganti. E partiamo con la prima. Sì, allora io invito Alex Salvarani e Leonardo Benecchi di Maringò, che dal dialetto, vediamo se supero la prova dialetto parmigiano, dal dialetto Maringon. Bravissima, ho visto che ci sono anche esperti che tra poco entreranno in sala, ma di dialetto ne parleremo poi. Che significa falegname, hanno deciso di riprendere questa antica arte, diciamo, ma perché accontentarsi di fare i falegnami, ma hanno deciso di sdoganare uno di quelli che è gli oggetti classici, formali, e dargli una nuova veste. Non svelo qual è l'oggetto, ma lo è. Esatto, si capisce. A voi la parola. Grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Allora, noi non siamo abituati assolutamente a parlare, infatti, appunto al centro, la X, bellissimo. Sembra di essere a X Factor. E niente, appunto, la nostra non è un'impresa, è un sogno di un'impresa. E appunto ci chiamiamo Maringò, abbiamo voluto togliere la N perché sa molto di francese, noi siamo parmigiani, ok, con la R. E niente, io sono Leo e quindi faccio il grafico, non faccio il falegname come mestiere, e appunto è un sogno, e Alex è un insegnante di scuola guida. E adesso vabbè, vi introdurremo un po' il nostro sogno. Sì, non so se siamo più legnosi noi o ciò che abbiamo al collo, ma no, dato che insomma oggi ho notato che oltre ad esserci noi come personaggi chiavi di questa giornata, ci sono anche i nonni. Anche per noi il nonno è stata una figura principale, fondamentale. Principalmente mio nonno era un falegname, faceva mobili. Non era Geppetto. Sì. Quindi abbiamo deciso un po' di rinnovare, di cambiare quello che lui faceva e portare un tocco di modernità nel lavoro del falegname. Quindi ci siamo messi a fare questi papillon. E da fine 2013 abbiamo iniziato questa attività. Esatto. Chiamiamola attività, almeno noi la sentiamo una vera e propria attività. Anche perché appunto ci prende tantissimo tempo, esatto. Perché uno può dire, beh, è un hobby, alla fine lo fai nel tempo perso, invece non è così, anche perché di tempo bisogna rubarlo a qualsiasi cosa, quindi proprio stiamo anche lì fino alle 3 di notte, 4, quando il giorno dopo bisogna andare a lavorare. Sì, cercheremo di far sì che tutti possano, o meglio, cestinare le proprie cravatte. Anche gli architetti, ad esempio. Questi bellissimi... Parchion, il termine parchion deriva principalmente dal fatto che è un papillon ma è fatto con listelli di parquet, quindi abbiamo unito le due parole e abbiamo creato questo nuovo termine, parchion. E niente, dal 2013 abbiamo iniziato questa attività che mano a mano nel tempo, nell'anno che abbiamo passato abbiamo aumentato sia come produzione sia come lavoro, e vediamo che il nostro prodotto sembra piacere, sì, nel senso che di richieste ce ne sono tante, di lavoro per fortuna ce ne viene chiesto tanto, e basta, insomma, speriamo in un futuro anche noi di poterci permettere la Jaguar di Diabolik e non il cavallo di Tex, insomma. Anche perché appunto la nostra particolarità è quella di prendersi anche un po' in giro, cioè lo potete anche capire dalle nostre camicie, e quindi la nostra particolarità è quella di prendersi in giro sui social network. Infatti noi siamo molto attivi su Facebook, cerchiamo di pubblicare foto ma anche cose scherzose, appunto essendo un grafico mi piace un po' giocare con le immagini, con i video, e quindi ci piace divertirci e speriamo appunto di far divertire un po' tutti, sperando che tutti indossino i nostri papilloni. Niente, vorremmo concludere con il nostro slogan, però ci piacerebbe, siccome la prima, speriamo non l'ultima volta in cui parleremo col pubblico, e appunto... Date che ci avete detto di utilizzare, twittare, noi lo facciamo realizzando un video, adesso. Il nostro slogan è: averlo di legno è meglio.
ovviamente il papione, non c'è nessuna allusione a niente. Niente, allora noi diremo averlo di legno e voi direte... Wow, ok, perfetto. Grazie. Ci siete? Allora, ci sei? Questo è forse girando, la dico così. Averlo di legno? Ma siete bellissimi, siete bellissimi. Grazie.